Bentornati ragazzi, laboratorio Digital Jockey. Parliamo oggi di controller wireless di casa Airpress e parliamo della TJ Control Wave. È una nuova console nata quest'anno, 2014, circa a metà dell'anno, ed è pensata per funzionare su iPad, lo vedete già dalla grafica sulla scatola, ed ha la particolarità di essere alimentata da batterie interne ricaricabili, esattamente come l'iPad che stiamo usando. La configurazione che vediamo qui sul tavolo del laboratorio di Digital Jockey di quest'oggi non ha nessun filo, non abbiamo nessun filo per far andare l'iPad e nessun filo per far andare la DJ Control Wave. Ha una batteria interna che ci assicura quasi 8 ore di funzionamento. L'applicazione che è gratuita si chiama DJ Vu. È un'applicazione fatta benino, ci permette di fare un mixaggio molto molto basilare, non ha opzioni troppo avanzate, però comunque ci permette di avere un'equalizzazione interna della console, applicare effetti audio, punti EQ, possibilità di fare loop, vedi anche tramite la console, vedete posso anche entrare e uscire da un loop, potete far partire un campionatore con vari suoni. E potete anche vedere un report un po' dell'equalizzazione, vedete tramite la console, vado ad agire sulle varie bassi, medi, alti della console e via Bluetooth, via questa comunicazione tra i due dispositivi. Vi è un comodo vano che anche dove permette di regolare anche l'inclinazione, potete scegliere se avere l'iPad steso. Oppure lo ritiro su per essere meglio a favore di camera, ha un blocco, ha un vano perfetto per qualunque iPad barra tablet Android, anche se l'applicazione DJV ancora non è uscita per Android, mi hanno detto che forse la faranno, diciamo che per ora siamo dedicati al mondo iOS, quindi iPad. Abbiamo qua di fianco, nella parte destra e sinistra, possibilità di comandare direttamente tre effetti, tre campioni audio o tre punti di EQ e quindi posso fissare. Vedete un punto di EQ in un punto che mi piace a me della canzone. Avete una jogwheel dove potete anche effettuare una bozza di scratch. La trasmissione via Bluetooth ha un po' di latenza, c'è cioè un po' di ritardo, quindi dobbiamo essere sinceri, se dovete farci degli scratch magari non è proprio l'ideale, ma è stata proprio pensata per divertirsi a casa o in festa con gli amici. Magari voi tenete in mano l'iPad, la vostra ragazza tiene la console, ve la passate, ci giocate ed è un gioco fondamentalmente molto carino per approcciarsi nel mondo del DJing. Avete qui una bella monocolona che va, vedete, sull'iPad a regolare il volume master. Ora la musica sta uscendo dalle casse integrate dell'iPad. Chiaramente, se volete fare una festa però in casa e volete rimanere con una connessione wireless, cosa vi serve? Vi serve un ricevitore audio Bluetooth. Ne esistono molti sul mercato. Io vi consiglio questo della Omnitronic, vi faccio vedere anche la scatola. Il VR1BT lo trovate su djpoint.net ed è qua dietro nascosto questo piccolo scatolino magico Bluetooth. Altro non ha che un alimentatore dedicato, vedete che va alla nostra ciabatta, e un cavettino audio che va alle nostre casse Hercules che abbiamo qui nel nostro laboratorio. Ora switchiamo velocemente l'iPad per trasmettere via Bluetooth al nostro scatolino o scatolotto. Andiamo a prendere le opzioni, vedete qui io avevo già associato anche lo scatolotto Bluetooth dell'Omnitronic, quindi switcho sul Music Receiver che è proprio il nome via Bluetooth ed ecco che il volume, sentite la differenza, stiamo uscendo dalle nostre casse sulla nostra scrivania, quindi vi è una doppia trasmissione di segnale Bluetooth. La console comunica via Bluetooth con il software e ci permette, come vedete, di alzare e abbassare per esempio il volume, in più l'audio viene mandato al mio ricevitore Bluetooth Omnitronic che poi manda l'audio alle casse. Quindi siamo rimasti con una connessione interamente wireless e iPad, console e Bluetooth e possiamo continuare a giocare andando in giro per casa nostra, per la nostra festa e continuare a mixare wireless. È chiaro che più periferiche Bluetooth collegate, più la catena si allunga, più la latenza, cioè il tempo che intercorre fra quando io spingo il play, per esempio, do un comando ed esce l'audio modificato, è lungo. Quindi questo tipo di connessione permette un mixaggio molto, diciamo, async, cioè spingete il tasto sync, passate una canzone all'altra,
mixare e mettere tempo a orecchio è un po' difficile, anche perché non avete l'ascolto con la cuffia. Però Hercules ci viene incontro, e infatti nella scatola trovate questo simpatico cavetto che molti di voi vi stanno dicendo: ma cosa serve? Allora, il mini jack lo attacchiamo all'uscita cuffia del mio iPad, ok? Automaticamente la trasmissione via Bluetooth si è spenta e siamo tornati a trasmettere, vedete, agli auricolari, ok? Ora non sentite più niente, perché? Perché bisogna collegare le casse e una cuffia. Allora, stacchiamo l'Omnitronic, prendiamo il mini jack e andiamo all'uscita verde. Ecco che torna la musica. Su DJ USE dovete semplicemente andare nelle opzioni e attivare l'uscita cuffia separata, ok? Quindi avete casse e cuffia, e l'anteprima uscita va separata. Ora probabilmente ho invertito i canali, mi viene da dire, esatto. Qui collegate le casse, nel connettorino verde colleghiamo la nostra cuffia qua di fianco. Poi, se noi abbassiamo il volume e su DJ-US spingiamo il tasto cuffia, vedete che il suono esce solo ed esclusivamente dalla cuffia. Quindi io, che sono un DJ, posso preascoltare una traccia o l'altra in cuffia e decidere di mandarne un'altra nell'uscita master per far ballare la gente. Vi faccio un attimo vedere. Ora sta, se vedete, io posso far partire la canzone dell'altro deck, l'abilito in cuffia, abbassiamo un attimo il master e voi sentite che in cuffia abbiamo la traccia del canale di destra, o posso scegliere di sentire quella del canale di sinistra. Quindi in pratica, se volete fare un po' il DJ, vi potete già divertire con questo cavetto dato in dotazione, e avete un preascolto dedicato in cuffia e anche l'uscita per andare alle casse. Chiaramente vi siete un po' vincolati, perché avete un cavetto collegato all'iPad, quindi con l'iPad non riuscite più ad andare in giro. Sicuramente è molto più divertente avere un ricevitore Bluetooth e spedire la musica dell'iPad via Bluetooth, in modo da non avere nessun cavo. La possibilità, anche vi dicevo, di mixare fino a 8 ore, e il comodo software di DJ-US vi dice anche qual è il livello della batteria, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tacche sono approssimativamente le 8 ore in cui dura la batteria. Quando vedete va sul rosso, vi state scaricando, ma c'è un LED posto proprio qui sotto il tasto di accensione e spegnimento della console, non si vede ma è nascosto qua sotto. Quando la batteria scarica comincia a lampeggiare, come fosse insomma un telefonino, quindi indica che è ora di ricaricarla. Per ricaricarla, cosa molto molto semplice, all'interno della confezione trovate un cavo USB, micro USB, quello del, non è proprio l'attacco dei telefonini, non sbagliatevi, è quello per gli hard disk di solito, che solitamente si trovano quelli piccoli portatili, USB 2. La potete collegare qua di fianco, c'è una piccola presa, non ve la sto neanche a far vedere, ma è qui, inserite. Dall'altra parte la collegate al classico alimentatore da telefono. Io ho qui un alimentatore della Samsung, ma dentro la console trovate un alimentatore che ora ho perso in mezzo alla miriade di cavi che ho qui, che vi permette di ricaricare la console, quindi connettete alla presa di corrente e la console va in ricarica. La potete anche collegare, questa USB, a un computer, perché adesso vi farò vedere in un altro video che si può mixare anche col computer, e in più il computer ricarica anche la nostra console. Quindi avete la possibilità, vi ripeto, 8 ore di mix, quando inizia a scaricarsi la caricate. Potete anche utilizzarla mentre è in carica, ovviamente, nulla vieta, siete sempre vincolati a un filo. Come vi ripeto, la modalità che a me piace di più, ve la faccio rivedere per chiudere il video, è: scolleghiamo qualunque tipo di cavo, rifacciamo partire il music receiver, quindi la trasmissione via Bluetooth, e ricolleghiamo un attimo il cavetto originale dell'audio, riattacchiamo il nostro ricevitore Bluetooth e eccoci qua. La prendo anche in mano per concludere questo video in una modalità completamente wireless con la DJ Control Wave di Hercules, molto 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 divertente. Al prossimo video, ragazzi, sempre più wireless.